Amici di Aspetto Montese, buonasera, ci troviamo stasera presso lo Sciarello in Più con i proprietari per fare quattro chiacchiere e presentare un po' il locale. Allora, ci troviamo qui con Alberto, buonasera Alberto, buonasera. Al quale facciamo subito la prima domanda. Allora Alberto, da quanto tempo siete presenti qui a Monte di Procida, da quanto e come nasce il Dream View? Il Dream View nasce nel 1987, ma noi, io e mio cognato siamo venuti all'inizio del 1990, siamo subentrati altri due vecchi padroni, diciamo. E nel corso degli anni si è voluto molto sì, noi appena quando l'abbiamo preso noi c'erano 5-6 tavoli. Poi la prima cosa che abbiamo fatto un deposito, che non c'era un deposito, e poi abbiamo fatto un bel locale dopo un paio di anni, se vi ricordate, tutto bombato, con le luci. Lo sciarete i vetri, insomma. Lo sciarete i vetri, sì. E poi... Mano a mano siamo cresciuti, siamo andati avanti, poi il 25 aprile del 1998 quel locale tutto i vetri si incendiò e poi abbiamo iniziato da là, abbiamo fatto questo. Però sempre avanti. Infatti bellissimo locale, una meravigliosa veduta, sempre spesso, una felice che è risolta dalle ceneri, perfetto. Sì. Quello che volevo chiederti ancora, tu hai avuto un'esperienza, so che voi avete avuto un'esperienza americana, insomma, avete molti ancora tuttora clienti americani, vero? Sì, abbiamo i clienti che lavorano qui alla NATO, mm-hmm. E poi ci sono anche i montesi che vengono dall'America, che ogni anno ci vengono a trovare. Perfetto. Ottimo Pasquale, allora io ti passo la palla a te. Sì, grazie Antonio, una cosa molto importante è il nome, che cosa significa, visto che diciamo il Dream View vuol dire veduta da sogno. Ah, perfetto. E infatti lo è, perché è un posto panoramicissimo, tutti vengono qua proprio per il motivo del panoramico, oltre il prodotto buonissimo che offriamo. Ok, ricordiamolo, chiedo scusa, l'altro proprietario, il nome? Io mi chiamo Aldo. Aldo, cognome? Lubrano. Allora Aldo, ricordiamo che cosa è che offriamo qui allo Chalet Dream View. La nostra specialità è un prodotto che abbiamo importato dall'America, avendo avuto esperienza negli Stati Uniti con il fast food e la cheese steak famosissima diventata Monte di Procida. Perfetto, poi oltre alla cheesecake c'è anche la pizza. Poi c'è la pizza, tanti sfizi, tanti pasti, eccetera, eccetera. È un menù abbastanza vasto. Un menù abbastanza vasto. È molto economico, sulle 10, 12 euro, 13 euro massimo a testa si mangia bene, si può bere una buona birra. Perfetto, ideale per le famiglie anche, diciamo. Idealissimo per la famiglia perché si spende molto poco. Perfetto, ricordiamo anche un'altra cosa molto importante a livello di servizi, qui è possibile seguire partite, ci sono due macchie di schermo, una all'esterno e una all'interno, c'è un televisore piccolino nella saletta esterna, c'è un altro televisore qui nella sala. Giorni di apertura tutti i giorni? Sempre aperto dalle 4 in poi. Dalle 16 in poi tutti i giorni? Dalle 16 in poi. Nel periodo invernale siamo aperti anche la domenica pranzo, offrendo anche qualche primo piatto. Primo piatto. Perfetto, sì. Ricordiamo anche un'altra cosa molto importante, Chalet Dream View, Monte di Procida, via panoramica numero 92. Perfetto, veniteci a trovare per gustarvi questa veduta da sogno. Infatti, adesso quindi diamo appuntamento per una visita all'area cucina e pizzeria. A dopo. Va bene. Arrivederci. Amici di Ospendo Montese, salve a tutti, ci troviamo allo Chalet Dream View in via Panoramica, ci troviamo in compagnia dello chef curatore della cheese steak per noi quest'oggi. Nome e cognome? Scotto Romualdo. Romualdo Scotto di Santo. Di Santo. Eccoci sempre dallo Chalet Dream View, ci troviamo qui con il pizzaiolo, il signor Roberto con Andrea. Perfetto, Roberto, da quanti anni sei pizzaiolo? Io posso essere per 30 anni. Ah, 30 anni, quindi un pizzaiolo espertissimo.